Manca poco ormai all'estate, qualche settimana, e toglieremo cappotti e maglioni pesanti. Ma l'inverno ha lasciato su di noi sicuramente qualche chilo di troppo. Come fare per eliminarli? Qual è il primo passo da fare? Il primo passo da fare per liberarci, insomma, di questi chili di troppo che ci portiamo dall'inverno sicuramente è quello di acquisire la consapevolezza del percorso che vogliamo fare e dell'obiettivo che vogliamo raggiungere. Quindi la cosa che più consiglio è quella innanzitutto di eliminare il pensiero di ricorrere a diete fai da te, cosa che generalmente subito si pensa, a cui si fa riferimento. Questo perché? Perché generalmente si incorre in diete molto drastiche, ipocaloriche, che poi finiscono col dare dei risultati totalmente contrari, quindi una perdita di peso repentina, ma che difficilmente coincide con la perdita di massa grassa piuttosto di massa muscolare o acqua, e quindi questo fa sì poi che si rincorra facilmente nell'effetto yo-yo, quindi nella ripresa del peso. Ma quali sono proprio i primissimi alimenti che devo eliminare? Allora, a meno che non si ricorra a dei, diciamo, a dei regimi alimentari specifici, io non consiglio di eliminare completamente, diciamo, dei cibi. Sicuramente ci sono dei cibi da ridurre fortemente, quali ovviamente tutti i tipi di prodotti da forno, quindi parliamo dalle pizze alle focacce al pane, quindi una riduzione dei carboidrati, dei dolci, ovviamente caramelle e derivati, e poi ovviamente una particolare attenzione nella riduzione delle bevande zuccherate, spesso alle quali non si pensa, ma che finiscono col darci un introito calorico molto rilevante e quindi influiscono poi negativamente sulla perdita di peso. Ma se dovessi perdere soltanto 2-3 kg, quindi non tanti chili, e non volessi proprio una dieta, mettermi a dieta, c'è qualche trucco, qualche consiglio da seguire perché mi guarisco lo Sicuramente, stesso? sicuramente possiamo fare dei piccoli accorgimenti, sono quelli innanzitutto di assolutamente eliminare tutti i fuoripasto, perché spesso durante il corso della giornata e della mattinata e del pomeriggio si finisce con il piluccare spesso, quindi eliminare tutti i fuoripasto, seguire quantomeno i 3 pasti principali, colazione, pranzo e cena. Possiamo sicuramente ridurre la quota dei carboidrati, ciò ci permette anche di avere una minore ritenzione lì, diciamo, dei liquidi corporei, perché appunto lo zucchero e i carboidrati legano l'acqua, e ovviamente iniziare ad incrementare un po' l'attività fisica, anche appunto con le belle giornate, quindi perché no, un po' il movimento sicuramente. Quindi la mia amica è stata da una nutrizionista, ha avuto la sua dieta, ma posso seguire la sua dieta? Io peso un po' di meno, ma posso seguirla lo stesso? Allora, questa è una domanda che generalmente ci viene fatta spesso. Io consiglio di non seguire i piani alimentari di altre persone, ma perché il piano alimentare è un piano personalizzato che viene proprio stilato su quelle che sono le caratteristiche della persona, sia parliamo di caratteristiche proprio fisiche, quindi di composizione corporea, sia anche a livello di patologie, di stile di vita, di orari lavorativi, se una persona studia, non studia, quante ore impegna durante la giornata nello studio e nel lavoro. Quindi io non lo consiglio, ognuno dovrebbe seguire un regime alimentare proprio, insomma. La dieta decisamente mette di cattivo umore. Cosa posso fare? Allora, la dieta mette di cattivo umore laddove ci approcciamo non prettamente convinti a volerla fare, nel senso, quindi dobbiamo innanzitutto darci una motivazione. Quindi io voglio mettermi a dieta perché ho questo obiettivo, perché voglio migliorare il mio stato di salute, perché voglio migliorare anche un po' il mio aspetto fisico, perché no, alla fine è anche quello il motivo per il quale molto spesso ci spingiamo a metterci a dieta, e quindi viverla un po' più serenamente. Posso dirti che anche proprio il farsi aiutare, il seguire da un professionista della nutrizione può essere stimolante, perché avere una persona che ti segue, che ti aiuta passo dopo passo, può sicuramente a livello di umore aiutarti. E poi insomma, cercare anche ogni tanto di concedersi qualcosa, non poi ecco, facendosi prendere dai sensi di colpa. Quindi viverla con tranquillità, sicuramente è una cosa importante.